Siamo dinanzi all'ingresso della Chiesa della Santissima Annunziata, dove a breve inizierà il concerto dei giovani talenti di Massafra, concerto voluto dall'amministrazione comunale di Cutro e in particolare dall'assessore alla cultura Mimmo Sestito. Concerto che sarà dedicato a Don Michelino Bertola, una figura storica per Cutro. Sì, è da tanto tempo che almeno io aspettavo questo momento per omaggiare Don Michelino Bertola di tutto quello che ha fatto in questa comunità. Già l'amministrazione comunale aveva provveduto a intitolare una piazzetta, la piazzetta di Don Michelino Bertola vicino la chiesa di San Rocco. È stato già un qualcosa di importante, ma io voglio iniziare un percorso, diciamo, storico e di valorizzazione di questa figura che è stata molto importante per la comunità di Cutro, una figura che è venuta dal nord come prete missionario in questa realtà per dare un contributo al cambiamento di un territorio dilaniato, diciamo, da gravi problemi, che grazie alla figura di questo sacerdote, come dicevo prima, prete missionario, che viene da Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, in Calabria, due realtà completamente diverse, all'opposto come mentalità, ma che riesce a integrarsi e essere il motore il faro delle attività sociali di Cutro. Lui praticamente è il punto di riferimento delle associazioni, di tutti i giovani. E non a caso tutti i giovani che frequentano la parrocchia della Santissima Annunziata, che sono tantissimi, sono la gran parte dei giovani, si sentono di essere figli di Don Michelino Bertola, figli di un padre spirituale veramente grande che era sempre disponibile su tutto, sia dal punto di vista culturale, come dicevo prima, dal punto di vista musicale. È stato lui che ci ha dato il là a fare tante attività musicali. Noi siamo nati qua nella parrocchia della Santissima Annunziata, sia come gruppi musicali, sia come gruppi folcloristici, sia come gruppi culturali. Una persona umile, modesta, che faceva della sua vita un motto, dire tutti siamo utili, nessuno indispensabile, tutti devono dare il proprio contributo, ma nessuno deve sentirsi superiore agli altri. L'esempio lo dava proprio lui, che era una persona modestissima, sempre a disposizione, faceva anche dopo scuola, quando uno aveva bisogno, gratuitamente, gli studenti, era disponibile anche dal punto di vista finanziario, economico, quando c'era qualche famiglia che aveva bisogno. Lui sempre con discrezione ci faceva intervenire, dicendo sempre che quello che fa la mano sinistra non lo deve sapere la mano destra. E si faceva di tutto per intervenire, per dare un contributo alla comunità, in tutti i settori, una figura veramente poliedrica. Un ricordo personale di Don Michelino ce l'ha? Guarda, io non lo dimenticherò mai, perché per me è stato tutto. Guarda, io abitavo proprio vicino alla chiesa, e quindi la parrocchia per me era la seconda casa, per non dire anche la prima. Noi abbiamo fatto tutto qua. Tutto quello che io riesco a dare oggi è grazie alla sua figura, alla sua grande potenzialità, a quello che è riuscito a trasmetterci come educatore. Siamo in compagnia con il preside Stefano Milda dell'Istituto De Ruggeri di Massafra. Cosa ci proporrete questa sera in questa chiesa bellissima di Cutro? Allora, questa sera questo concerto Natale in musica è tenuto da una orchestra particolare, un'orchestra giovani talenti, i cui musicisti sono ragazzi dai 6 ai 18 anni. La nostra è un'associazione che è stata creata nel 2009 proprio con lo scopo di associare allo studio dello strumento la pratica orchestrale, e quindi tenere insieme i ragazzi e abituarli anche a questa
questa costante ricerca della musica d'insieme. I ragazzi sono diretti dal maestro Vanessa De Geronimo, l'associazione è presieduta dalla signora Daniela Del Sole, i ragazzi si esibiscono in vari concerti per il momento a Taranto e provincia, e oggi siamo usciti oltre i confini della nostra provincia per essere qui a Cutro, e siamo lieti dell'invito che l'assessore alla cultura del comune di Cutro ci ha voluto fare per questa occasione in questa bella località, devo dire, che non conoscevamo e che ci ha colpito per alcune bellezze artistiche che abbiamo potuto ammirare. Se può e se vuole ci può dire in anteprima i brani che ci proporrete? Sì, noi inizieremo con il canone di Pachelbel, poi ci saranno una serie di brani natalizi, Astro del Cielo, Adeste Fidelis, Jingle Bell, e il concerto si concluderà con la marcia di Radeschi. E con noi Piero Vasapollo, che oggi in questa giornata in cui il Comune di Cutro dedica un concerto a Don Michelino Bertola, ha voluto omaggiare la figura di Don Michelino Bertola con una scultura. Ci può spiegare cosa ha fatto? Praticamente c'è una frase su questa scultura che parla dell'amore che Don Michele ci ha trasmesso, no? Dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi trovare come risposta di quella solitudine dopo la morte di Don Michele, questa è stata la chiave, diciamo, di inizio della prima stesura, no? Che avevo l'argilla in mano, no? E la stavo plasmando. Quindi da quella frase io ho iniziato. Allora, questa argilla con le mani, perché noi praticamente si marinava la scuola e si andava sotto le sciolle, no? Che erano tutti i calanchi di Cutro, perché è fatto così, e c'era questa argilla, ucrotico proprio l'argilla. Allora, siccome io vivo a Parma ancora tuttora, e allora lì ho incominciato così a passare un po' il tempo con questa argilla, perché dopo ho finito di lavorare, insomma, e piano piano ho visto che la somiglianza c'era, la parte in gesso, perché bisogna prendere dei calchi in gesso. Dopo aver fatto il calco in gesso, abbiamo fatto anche dei calchi in terracotta. Visto e considerato che l'espressione di Don Michele c'era, e noi eravamo un gruppo ancora affiatati, e tante altre cose, dice: beh, perché non continuare? E quindi è venuto fuori questa bellissima creazione. Ora le volevo chiedere un breve ricordo suo personale di Don Michelino. Don Michele praticamente era la persona come i papà, che tu rompi un vaso che costa dei milioni e lui, senza fare una piega, raccoglie i cocci e sta in silenzio e aspetta. Cioè, questo è Don Michele. Don Michele è proprio il classico papà.